Maurizio Petrarca e Giuseppe Esposito sono i nuovi comandanti delle compagnie carabinieri di Pesaro e Fano. Sabato scorso la presentazione alla stampa locale. Sulla 14 a forte velocità trasportavano 38 kg di droga nascosta nel portabagagliaio. Arrestate 3 persone dalla Polizia Stradale di Fano. Alluvione 2022, il pubblico encomio a 2500 volontari di protezione civile. Aguzzi commenta: siete l'esempio di chi si mette a disposizione della società. Santa Messa, visite guidate, mercatini, degustazioni di birra e musica. Mondolfo celebra la sua patrona Santa Giustina con 4 giorni di festa nel borgo storico. Clarinetto concluso con 2 secondi posti a pari merito oltre il terzo, il concorso internazionale musicale Città di Fano. Il primo premio non è stato assegnato. Un gruppo di 40 cittadini di Rastatt è stato accolto alla Memo di Fano dall'amministrazione comunale. A loro verranno mostrate le bellezze culturali e servite le specialità gastronomiche della città della fortuna. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dal nostro sommario. Giuseppe Esposito e Maurizio Petrarca sono i nuovi comandanti delle compagnie carabinieri rispettivamente di Fano e di Pesaro. Li ha intervistati Marco Lonigro. Si sono insediati a Pesaro e Fano i nuovi comandanti dei carabinieri delle rispettive compagnie. Il tenente Giuseppe Esposito, 47enne, nativo di Palermo, arriva nel comune di Fano in sostituzione del maggiore Maximiliano Papale, trasferito alla compagnia carabinieri di Cesena. Gli ultimi 2 anni ho ricoperto l'incarico di comandante della tenenza carabinieri di Falconara Marittima dall'agosto 2022 all'agosto 2024. In precedenza ho effettuato l'iter formativo presso la Scuola Ufficiali di Roma, frequentando il corso biennale. Prima ancora ho delle esperienze come ispettore in provincia di Salerno, dove ho comandato complessivamente per 9 anni 2 stazioni. Tra gli obiettivi, accrescere la vicinanza alla cittadinanza, non mancheranno, dice il tenente Esposito, controlli sul territorio anche nelle zone periferiche della città di Fano. Sicuramente un controllo capillare del territorio, del centro abitato e delle località periferiche. In modo particolare cercheremo di sensibilizzare le persone vulnerabili sul fenomeno delle truffe agli anziani e cercheremo anche di percepire qualche altra situazione che potrebbe, insomma, andare a minare o a compromettere la sicurezza pubblica. Per Pesaro invece il tenente colonnello Maurizio Petrarca, 52enne, originario della provincia di Isernia, arriva in sostituzione di Guerrino Spina, trasferito al nucleo investigativo di Reggio Calabria. Petrarca proviene da Frosinone, dove per 5 anni ha retto il comando del nucleo investigativo e condotto importanti indagini finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Ho notato molta vivacità anche sotto il profilo economico e questa è una cosa su cui bisogna porre l'attenzione, perché un tessuto economico così florido, così ricco, potrebbe essere anche, diciamo, nelle mire di associazioni criminali che hanno intenzione magari di riciclare capitali provenienti, diciamo, da attività illecite. Per le emergenze locali l'attenzione è rivolta al Parco Miralfiore, dove spesso si verificano episodi di spaccio. Vogliamo portare avanti servizi a largo raggio per prevenire e reprimere i fenomeni delittuosi, ha detto il nuovo comandante dei carabinieri di Pesaro. Sicuramente saranno degli obiettivi che ci porremo, diciamo, per cercare di porre in essere delle azioni, diciamo, dei servizi sicuramente a largo raggio, mediante i quali cercare di prevenire e reprimere tutte quelle forme di illegalità diffusa che caratterizzano questi posti. Allora, buon lavoro ai 2 comandanti e alle rispettive compagnie. Andiamo avanti con la cronaca. Trasportavano in auto 38 kg di hashish le 3 persone arrestate dalla Polizia Stradale di Fano venerdì 20 settembre. Gli agenti avevano intercettato la vettura che procedeva a forte velocità lungo il tratto pesarese della 14. A bordo c'erano un uomo alla guida e 2 donne passeggere. Una volta fermati, gli occupanti
avevano manifestato uno stato di agitazione tanto da far ritenere la necessità di procedere ad un controllo accurato. Ed infatti nel portabagagli, da dove proveniva un forte odore di sostanza stupefacente, gli operatori hanno rinvenuto due borsoni con all'interno la droga già divisa in panetti. I tre sono stati dichiarati in arresto e sono stati portati in carcere in attesa del processo. E adesso il maltempo dei giorni scorsi che ha provocato notevoli danni e disagi. La situazione nelle Marche è in via di miglioramento, ma sono ancora in corso gli interventi dei vigili del fuoco, principalmente per la rimozione di piante pericolanti, per il ripristino delle strade colpite da piccoli smottamenti e la messa in sicurezza delle zone più danneggiate. Le province maggiormente interessate dall'emergenza sono ancora quelle di Pesaro Urbino, Ancora e Macerata. E proprio sul maltempo un nostro telespettatore oggi ci ha inviato delle foto del ponte alto a Torrette di Fano che ha straripato giovedì scorso. Come vedete, ci ha detto, è tutto intasato. Abbiamo fatto varie segnalazioni affinché venisse ripulito, ma ad oggi non si è visto nessuno. È una situazione urgente. Sono stati 2.500 i volontari della Protezione Civile che hanno ricevuto il pubblico encomio per l'impegno prodigato durante l'alluvione del settembre 2022. Le celebrazioni si sono svolte a Pesaro nel corso della tradizionale giornata di volontariato di Protezione Civile della Regione Marche, accorsi in circa 900 nella capitale italiana della cultura, dove c'era per noi Cristiana Guerra. Sono uomini e donne dotati di passione che prestano soccorso in situazioni di emergenza e salvano le vite. Si tratta dei 900 volontari della Protezione Civile delle Marche che domenica mattina si sono dati appuntamento a Pesaro per celebrare la giornata del volontariato. Un esercito di divise gialle che ha dimostrato di essere, durante l'alluvione del 2022, uno strumento fondamentale per proteggere la popolazione. Avete lavorato nell'alluvione del 2022, ma anche i giorni scorsi siete stati molto impegnati. Sì, è andato anche bene che l'evento nelle Marche è stato importante, tanto da generare una dichiarazione di stato d'emergenza che il Consiglio dei Ministri ieri mattina ha approvato, ma fortunatamente non abbiamo subito danni, diciamo, ingentissimi. Nel giro di due o tre giorni la situazione è tornata ragionevolmente sicura. Certamente ci sono stati danni un po' al reticolo idrografico, ma molti danni alle abitazioni scandinate e anche di privati che purtroppo si trovano in posizioni abbastanza basse rispetto agli alvei dei fiumi. Il problema grosso c'è stato sulle reti fognarie, che sono state insufficienti, perché nei paesi costieri normalmente succede questo per ovvi motivi orografici, e il volontariato è intervenuto tempestivamente. Nelle Marche siamo 12.000 e quindi proprio di cuore un grazie al mondo del volontariato. Quanto è importante questa giornata per tutti i volontari? È una giornata importante, i ragazzi vengono sempre volentieri, perché veramente durante l'emergenza è sempre difficile ringraziarli. Invece in queste occasioni siamo più tranquilli, e tenete conto che in questo momento abbiamo ancora volontari che stanno operando nelle zone alluvionate. Dopo la Santa Messa celebrata dall'Arcivescovo Salvucci, i volontari insieme alle autorità locali e regionali si sono ritrovati in Piazza del Popolo per la consegna degli attestati di ringraziamento ai rappresentanti provinciali e regionali delle organizzazioni di volontariato. Sono fondamentali nel momento delle emergenze, nel momento che c'è bisogno di loro, come in queste ore nella vicina Romagna e in parte fortunatamente minore anche nella regione Marche. Io ieri ho visitato tutti i luoghi che hanno avuto disagi e un po' di danni anche nella nostra regione, e in ognuno di questi luoghi c'erano decine e decine di volontari di Protezione Civile con i loro stivali infangati che davano una mano alle persone. La Protezione Civile, così come il mondo del volontariato in generale, deve essere da esempio per tutti quanti noi, per tutta quanta la società. Quest'anno Pesaro è capitale della cultura, quindi un grande onore aver ospitato questo evento. Sono particolarmente orgoglioso, perché quando parliamo di cultura è anche la cultura dell'accoglienza, la cultura di aver voglia di occuparsi degli altri, e i volontari della Protezione Civile rappresentano sicuramente questo, cioè il fatto cittadini che si mettono a disposizione, danno il loro tempo, lo dedicano a favore di tutta la comunità. A seguire la benedizione dei mezzi, accompagnata dal passaggio della squadra aerea di Protezione Civile dell'Aeroclub di Fano e il pranzo preparato dal Civic Club Mattei. Noi abbiamo una cucina che fa parte della colonna mobile regionale, assieme ad Ampas e altre cucine in regione. Visto che siamo nella provincia di Pesaro Urbino ed è l'unica cucina in Protezione Civile nella provincia, hanno chiesto a noi di cucinare in pratica per
per tutto il volontariato che è qui presente. Sono 900 i volontari, abbiamo preparato appunto 900 pasti. Ancora dobbiamo mangiare e speriamo che riusciamo a soddisfarli. Che significato ha per voi aver ricevuto questo premio, visto che nel 2022 siete stati duramente colpiti dall'alluvione? Ha un significato importante perché ecco, è uno di quei progetti che sono molto utili all'interno della scuola. Insieme ai ragazzi abbiamo riflettuto su quanto era accaduto e siamo riusciti a trovare una chiave positiva per ringraziare tutti quelli che sono accorsi ad Ostra per aiutare appunto le popolazioni colpite. Saverio, quanta emozione c'è oggi a ricevere questo riconoscimento? Un riconoscimento per il lavoro fatto 2 anni fa per l'alluvione. Noi in particolar modo ci siamo occupati di Cantiano, oltre ad andare con i nostri mezzi per liberare Cantiano dal fango e il resto, poi siamo stati presenti per alcuni mesi nel portargli da mangiare sia da Fano a Cantiano pranzo e cena. È stato un bel impegno che la nostra associazione, i nostri volontari del CB3 Mattei hanno fatto con tanto impegno, sono riusciti nel loro intento e a noi, come a me e anche a loro, verrà dato questo attestato di riconoscimento per il lavoro fatto in quegli anni. Saverio, quello della protezione civile è un lavoro delicato, ma poi ci sono anche tante soddisfazioni. Certamente sì, il volontariato sono comunque le soddisfazioni. La difficoltà nel portare i pasti su, non facevi in tempo a finire, ritornavi, era già pronta la cena, e quindi è un impegno non indifferente che il volontariato vuole dare quella risposta e cerca di darla nel migliore modo, e quando ci riesce è soddisfatto del lavoro che fa. Lei ha detto: oggi ho la pelle d'oca a ricevere questo premio, poi fra l'altro lei è dal 2000 che è nella protezione civile. Che cosa significa aver ricevuto questo attestato? In questi anni, oltre a dover aiutare, mi sono ritrovata ad essere aiutata, perché vengo comunque da un piccolo paese dell'entroterra maceratese che nel 2016 è stato duramente colpito dal terremoto, e poi anche in questi ultimi giorni siamo stati colpiti dall'alluvione a Tolentino, per cui comunque avere il supporto delle squadre vicine è molto importante, quindi non essere solo soccorritori, a volte ci troviamo anche ad essere soccorsi. Sul palco è stata riportata anche l'importanza della famiglia, che sono sempre accanto ai volontari. Sì, devo ringraziare anche la mia, io ho 3 bambine, la più piccola 6 anni, che comunque mi supportano sempre in questo tipo di attività che comunque porta anche via tanto tempo, quindi un grazie sicuramente alla mia famiglia e a tutte quelle dei volontari della Regione Marche. Sono aumentati in questi ultimi giorni i casi di dengue nel nostro territorio. La notte scorsa è stata eseguita l'ultima disinfestazione nel comune di Fano grazie all'intervento di 7 ditte specializzate. Anche l'amministrazione comunale di Cartoceto ha disposto 3 trattamenti di disinfestazione che si sono tenuti nel fine settimana. Rimane fondamentale però la collaborazione dei cittadini nel prevenire il ristagno d'acqua in vasi, ciotole, sottovasi e altri contenitori all'aperto. E a proposito dei ristagni d'acqua, un nostro reporter di strada segnala quelli che si sono creati all'interno delle vasche al cimitero dell'Ulivo, diventate un habitat ideale per le zanzare, tant'è, ci ha precisato, che è pieno di larve. Andiamo avanti con le vostre segnalazioni. Questi, come ha scritto un nostro telespettatore, sono 2 esempi di maleducazione e degrado, sporcizie e graffiti lungo la passeggiata romantica alla Darsena Borghese, scritte, come vedete, sulla facciata nel bagno pubblico a Sassonia di Fano. No comment, ha aggiunto. Vediamoci anche un'altra fotografia, eccola qua. Ci spostiamo ora sul percorso ciclopedonale lungo il torrente Arzilla, dove la palizzata è stata divelta. Qualcuno l'ha spinta, ci hanno riferito, ma fortunatamente ha retto e non è crollata. È necessario intervenire subito, ha aggiunto il reporter, per riposizionarla e garantire la sua utilità. Cambiamo argomento. Dal 26 al 29 settembre Mondolfo celebra la patrona Santa Giustina con una fiera, momenti religiosi, gastronomia e musica fino a sera. Ce ne parla Filippo Pucci. Sarà un'edizione totalmente rivista, quella della Fiera di Santa Giustina, l'appuntamento che animerà le vie del Borgo di Mondolfo dal 26 al 29 settembre. La giornata inaugurale di giovedì 26 dalle ore 9 del mattino fino alla mezzanotte vedrà le strade di Piazza Borroni, via Cavour e via Mazzini popolate dalle bancarelle della tradizionale Fiera Mercato, mentre sarà possibile visitare il Museo Civico e il Bastione Sant'Anna.
In serata, alle ore 19, le celebrazioni religiose con la Santa Messa officiata dal nuovo parroco Don Luca Principi nella chiesa di Sant'Agostino, dove seguirà la processione accompagnata dalle note del corpo bandistico Santa Cecilia. I restanti giorni poi verranno proposti espositori di food truck, degustazioni di birre artigianali e da quest'anno anche intrattenimento musicale. Solitamente si svolge nell'arco di una giornata, invece saranno 4 giorni di festa in cui coinvolgeremo tutta la comunità, le associazioni, un'iniziativa importante per riscoprire le nostre tradizioni e valorizzare il nostro centro storico, uno dei borghi più belli d'Italia. In questi anni ci stiamo impegnando tanto come amministrazione comunale assieme alle associazioni del territorio per valorizzarlo anche attraverso iniziative di qualità, ma cerca anche di attirare turisti e visitatori nel nostro centro storico. Domenica 29 settembre sarà l'ultima giornata di festeggiamenti che inizieranno a partire dalle ore 10 e proseguiranno fino alla mezzanotte. Presenti numerosi mercatini artigianali e vintage. Venerdì, sabato e domenica ci sarà questo nuovo format chiamato Birra Gustando e insieme a, diciamo, gli operatori che verranno un po' da tutta la regione allesteremo un mercatino dell'artigianato sia in Viale Cavour sia all'interno del chiostro di Sant'Agostino. La formula che abbiamo adottato quest'anno prevede uno street food con birra artigianale il venerdì pomeriggio, dopodiché sabato pomeriggio e domenica tutta la giornata ripeteremo lo street food con le birre artigianali in piazza Borrone più il mercatino dell'artigianato e il mercatino dell'usato in viale Cavour e all'interno del chiostro di Sant'Agostino. L'evento, visibile sul sito Mondolfo Marotta Turismo, è organizzato dal Comune e vede la collaborazione della Proloco e della Confartigianato. Iniziative come queste che danno risalto al territorio e al tessuto imprenditoriale del nostro territorio sono solamente un valore aggiunto. Saranno presenti circa una 50 di espositori che vanno dal food al beverage, all'enogastronomia e all'artigianato artistico, che animeranno, come dicevo, quest'anno la fiera, la 3 giorni, la 4 giorni di fiera di Santa Giustina. Marche Multiservizi fa sapere che sono in programma dei lavori per consentire l'ammodernamento della rete idrica nei comuni di Urbagna e Colli al Metauro. L'intervento, che consentirà un miglioramento e un efficientamento del servizio, richiede la sospensione dell'erogazione di acqua potabile o cali di pressione e portata in diverse vie. Per quanto riguarda Urbagna, la sospensione sarà mercoledì 25 settembre tra le ore 8 e le 14, mentre a Colli al Metauro è prevista per giovedì 26 settembre allo stesso orario. 8:14. Il consigliere regionale di Civici Marche, Giacomo Rossi, riprende il suo giro nel territorio per presentare le opportunità e i bandi regionali in agricoltura. Le prossime 4 riunioni tecnico-informative riguarderanno il bando regionale sull'agriturismo, le cui domande si potranno presentare dal 26 settembre, con scadenza al 10 aprile 2025. Gli appuntamenti previsti in provincia di Pesaro Urbino saranno giovedì 26 settembre alle ore 18 a Mercatello sul Metauro e alle ore 21 a Tavoletto, nelle rispettive sale consiliari. Giovedì 3 ottobre invece sarà la volta di Montefelcino alle ore 18 presso il circolo Anspi e alle 21 a Fano nella sede di Civici Marche di Civici Fano in via De Pili 65. È terminato ieri alla Pinacoteca San Domenico il 4º concorso internazionale Città di Fano riservato ai giovani clarinettisti. La selezione si è conclusa con 2 secondi posti a pari merito oltre al 3º. La giuria dunque non ha assegnato il 1º premio. Sentiamo. Il concorso musicale internazionale Città di Fano anche nelle edizione 2024 ha fatto registrare una grande partecipazione, organizzato dall'Associazione Arte Musica in collaborazione con la Fondazione Carifano e il patrocinio del Comune. L'evento era dedicato ai giovani clarinettisti. I concorrenti, 7 ragazze e 17 ragazzi dai 19 ai 26 anni, sono stati accolti venerdì scorso per le selezioni aperte al pubblico davanti alla giuria, la quale ha fatto una prima selezione ammettendone 10 alla semifinale del giorno successivo. Thank you.
finale poi si è tenuta nella mattinata di domenica, mentre la sera i vincitori si sono esibiti in concerto. Quest'anno però, nonostante il buon livello dei partecipanti, la giuria di alto spessore è stata particolarmente esigente, tanto da non assegnare il primo premio. La selezione si è quindi conclusa con due secondi posti a pari merito, andati all'italiana Francesca Bolognesi e al cinese Zhuang Weiqi, che vive a Parigi, mentre al terzo posto si è classificato il giapponese Gen Tanaka, che vive a Strasburgo. Svanito dunque il primo premio da 2.500 euro, i due secondi si divideranno, quello da 1.500, mentre il terzo riceverà 500 euro. Come è andata questa edizione? Molto bene, direi, perché abbiamo prima di tutto avuto 25 iscritti, che per un concorso è tantissimo. 25 iscritti sono veramente tanti, guardando un po' anche gli altri concorsi che ci sono in Italia, in Europa. Quindi è andata molto bene, anche perché il livello era molto molto elevato. Abbiamo avuto una giuria di eccezione, come sempre, perché avevamo il maestro Meloni della Scala, il maestro Enrico Maria Baroni della RAI, il maestro Luca Sartori del Teatro San Carlo di Napoli, il nostro Giuliano Giuliani, che è un fanese ma è stato 40 anni lobo del Comunale di Bologna, quindi una giuria di grande livello. E i ragazzi molto preparati, quindi in generale veramente siamo molto contenti che questa cosa cresce ogni anno. Il successo dell'iniziativa, commentato il presidente della Fondazione Carifano Giorgio Gragnola, testimonia non solo il talento dei partecipanti provenienti da tutta Italia e da diversi paesi, ma anche l'importanza della musica come linguaggio universale. La Fondazione Carifano è lieta di sostenere manifestazioni che valorizzano l'eccellenza musicale giovanile e promuovono l'incontro tra culture diverse. Ci rende molto orgogliosi, perché 4 anni fa siamo partiti con questa iniziativa non sapendo come poteva essere accolta. Invece c'è un grande successo di partecipazione da parte dei giovani e quest'anno ci sono stati tantissimi iscritti. È una iniziativa di altissimo livello, perché i giovani che partecipano a questo concorso sono giovani molto professionalmente molto capaci. E quindi da parte nostra questa iniziativa è una delle iniziative meglio riuscite. Dalla Pinacoteca ci spostiamo alla Memo di Fano, dove questa mattina sono stati accolti 40 anziani provenienti da Rastatt. Il gemellaggio con la città tedesca è il più vecchio, il più duraturo e il più vivace tra tutti i rapporti di amicizia stipulati dalla città di Fano. Massimo Foghetti. Rastatt è sempre più presente a Fano. Dopo l'ospitalità data a Foresta Nera e Mare Blu, i disabili che sono venuti nella nostra città, oggi un altro gruppo di rastattesi visita Fano. Insomma, è un gemellaggio che dura, questo che ormai è ultra trentennale, ha festeggiato tanti tanti anni. Assessore Manocchi, oggi l'accoglienza è un vincolo di amicizia che si restringe. È un vincolo di amicizia che è forte, e questo lo testimonia appunto la volontà e la partecipazione da parte dei cittadini di Rastatt, che oggi di nuovo sono a Fano, trascorreranno qui l'intera settimana con una serie di iniziative chiaramente che riguardano, diciamo, tutta la città, per cui sia da un punto di vista culinario, da un punto di vista proprio delle scoperte, della visita alla nostra città. Sono circa 40 anziani che di buon grado appunto hanno deciso, ecco, di trascorrere qui questa settimana. Proprio il prossimo anno questo gemellaggio festeggerà 40 anni. Questo significa che proprio c'è la voglia, il desiderio di continuare questa conoscenza che va oltre i confini, ed è lo spirito vero del gemellaggio. C'è anche l'associazione Senza Frontiere, che è un sussidio importante per l'amministrazione comunale. Ma Fano sarà altrettanto presente a Rastatt come rastattesi a Fano? Amici Senza Frontiere rappresenta l'associazione che appunto segue tutta l'organizzazione e quindi segue i gemellaggi, veramente bravissimi. Saluto e per questo ringrazio il presidente Max Barbadoro e tutto il direttivo e le persone che si spendono in prima persona. Penso anche a Simona Rabbi, che parla
correntemente tedesco e che proprio fa da cerniera tra la nostra lingua e la loro lingua, consentendo a queste persone chiaramente di fruire dei servizi e di avere agevolezza nella gestione appunto del periodo che trascorrono qui a Fano. È necessario anche da parte dell'amministrazione comunale che possa andare in visita a Rastatt, e ci organizzeremo per far sì che questi gemellaggi continuino a essere potenziati, vengano mantenuti vivi e, perché no, cercare di farne anche degli altri. Gastronomia e cultura in prima linea? Beh, direi proprio di sì. Sono la nostra città, tantissimo da offrire da un punto di vista storico, artistico e culturale, anche da un punto di vista culinario, che insomma non guasta mai e unisce, fa diciamo così, una da bella cornice. E adesso apriamo l'album di Fano TV, perché oggi vogliamo fare gli auguri ad Antonio Pazzaglia e a Marisa Renzoni, residenti a Fano, che sabato 21 settembre hanno festeggiato 50 anni di matrimonio. Auguri anche da parte di tutta la redazione di Fano TV e congratulazioni. Tra poco le previsioni del tempo e a seguire uno speciale sul 22esimo torneo di bocce rivolto ai soci, clienti, amministratori e dipendenti della Banca di Credito Cooperativo di Fano. Dunque rimanete sintonizzati sul canale 19, l'informazione torna domani mattina alle 7 in diretta con la nostra rassegna stampa. Buona serata a tutti.